Buongiorno, mi chiamo Lorenzo Capisani e sono il coordinatore del panel Cina e modernità dopo la Grande Guerra, politica interna e relazioni internazionali nel movimento del 4 maggio, un titolo molto lungo perché intende riunire diversi percorsi di ricerca e intende soffermarsi su un momento che noi pensiamo centrale, che è quello del primo dopoguerra, che vide appunto importanti trasformazioni in Cina, conosciute in generale a partire dal movimento del 4 maggio, dalle sue ripercussioni culturali, politiche e diciamo anche rivoluzionarie, nel senso che fu il momento in cui, secondo la storiografia cinese, le masse fecero un ingresso nella vita del paese. In questo panel, composto di quattro interventi, si analizza da una parte il problema della Cina e della global history in questo periodo. E questo, soprattutto il movimento del 4 maggio, è importante perché nasce dalla delusione della conferenza di Parigi e poi porta a importanti trasformazioni interne alla Cina. Il secondo intervento del professor Alessandro Vagnini si incentra sull'attenzione italiana per la Cina e sul problema appunto dell'azione di una media potenza come l'Italia in Estremo Oriente. Il terzo intervento di Alessandro Di Meo punta a una questione molto specifica, che è quella dei militari irredenti che furono inviati nella concessione di Tianjin e quindi del problema della trasformazione, della nazionalizzazione di questi irredenti in italiani in un contesto diciamo molto particolare. Il quarto intervento ci sposta nel tempo e punta per l'appunto a un confronto tra il movimento del 19 e i moti del 1989 e in generale analizza il problema del nazionalismo cinese nella Cina novecentesca e contemporanea. Diciamo che si tratta di interventi molto diversi legati da alcuni fili comuni che sono in primo luogo il tema del nazionalismo e di una riflessione critica sul nazionalismo e in secondo luogo il tema delle interconnessioni non solo per esempio tra Cina e Italia ma anche nel tempo e quindi il tema della rivoluzione del 19 confrontato con i fatti di Tiananmen del 1989 e diciamo più in là. Si tratta di un panel che ha inteso dare molti spunti e che appunto spera di poter continuare su questo percorso di ricerca e che ha avuto come discussant il professor Samarani. Mi fermo.